nella nuova biblioteca comunale di Terni. È bellissima, vero? Pensate che questo edificio è stato costruito alla fine del 1200, proprio qui, nel cuore della città. La torre, andata distrutta, è stata ricostruita ed ora è completamente visitabile. Guardate, sembra di volare, si vede tutta la città! Ma in questa biblioteca non ci sono solo tanti e tantissimi libri, ma anche tanti e tanti PC. Dicono che si tratti di multimedialità. Andiamo a vedere più da vicino. 6 piani, 6 novità. Cominciamo... Ma certo, cominciamo dal piano terra, dai piccolissimi. Zero, sei... È un'importante novità per i più piccoli, con 1000 libri tutti per loro. Qui i più piccini potranno leggere, sfogliare, osservare, manipolare o portarsi a casa tanti, tantissimi libri. Libri grandi, grandissimi, libri piccoli e piccolissimi. Libri per ridere, per sognare, per consolarsi e per capire. Insomma, un mondo di libri e non solo. Videocassette, DVD, CD-ROM, con giochi didattici interattivi. E ancora potranno trovare laboratori, attività teatrali, attività ludiche e tanti importanti progetti anche per gli insegnanti e i genitori. Ma insomma, chi l'ha detto che in biblioteca ci si annoia? Ci si diverte un mondo! E qui che c'è? Ma è fantastico, una sala gotica, sembra un salto nel passato! Ma no, sembra anche un salto nel futuro. Guardate quanti PC e quante postazioni internet. Qui ogni settimana si affronta un argomento nuovo, con letture, articoli di giornali, video, CD-ROM. Insomma, è proprio una visione globale su ciò che ti interessa. Psst. Venite, saliamo al mezzanino. Why not? Perché no? Perché non leggere libri, ma anche fumetti? Perché no? Un luogo dove ascoltare della buona musica? Perché non vedersi un bel film o anche un interessante CD-ROM? Qui la creatività è di casa! I giovani, dai 15 anni in su, hanno di fronte un vero e proprio laboratorio multimediale dove poter proporre le proprie idee e realizzarle. Ma tra i 7 e i 14 anni, che si fa? Semplice, c'è Twin Ager, di sopra, al piano sottotetto. Qui si impara a crescere e ad apprendere giocando. Tutto, dagli arredi alla catalogazione, è pensato a misura dei ragazzi. Video, libri, fumetti, CD-ROM o collegamenti ad internet sono a portata di mano. Insomma, mi sembra che per noi ragazzi ci sia di tutto. Informazione, conoscenza, intrattenimento, creatività, approccio e conoscenza dei nuovi mezzi di comunicazione. Ma del libro che cosa ne abbiamo fatto? Niente paura, la nuova tecnologia ci aiuta anche a riordinare i libri. Insomma, a trovarli meglio e prima. Visto, ve lo immaginavate per noi ragazzi tutto questo spazio? E non è finita qui. La BCT è anche altro. Letture dal vivo, incontri e appuntamenti con novità letterarie. Tutto questo con Leggerissimo, la sala doppia dedicata unicamente alla letteratura. E al caffè letterario, un vero e proprio circolo letterario. E ancora Università, il luogo in cui gli universitari della città possono dare e ricevere un aiuto per ciò che riguarda i loro studi. E poi c'è l'emeroteca, dove puoi consultare tutti i giornali che vuoi. La sala periodici, con tante e tante riviste specializzate. La sala di consultazione,
con le enciclopedie più aggiornate? E non è finita qui. Ci sono anche i libri più antichi della Sala Farini. E adesso hai capito cosa significa multimediale? La biblioteca ha fatto punto e a capo. Adesso il cuore della città batte e batte forte. Ci vediamo in biblioteca!